Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Sono usciti, ragazzi, due nuove SBC showdown, nel senso che questi due giocatori fanno parte di due squadre diverse. Se vince Borussia Mönchengladbach, Herman riceve un upgrade di più 3, se non sbaglio, o più 2, correggetemi, ora non mi ricordo bene. Se vince Zinchenko, che gioca nel Manchester City, riceve un più 2 o più 3. In caso di pareggio ricevono un più 1. Hanno scelto i turni della UEFA Champions League, ottavi di finale. Vediamo un po' gli obiettivi per completare Herman: un 84 di squadra con un tedesco e 83 con un Timo Duic. Invece per completare Zinchenko ci vuole un 86 e un 84. Zinchenko mi sa che costerà veramente troppo, secondo me. Invece Herman costerà molto di meno. Herman costa sui 150.000 crediti, invece Zinchenko costa 305.000 crediti, scusate. Ovviamente Zinchenko ha più probabilità di uscire showdown a plus, cioè l'upgrade, perché ovviamente Manchester City, sappiamo le sue qualità. Però in caso di pareggio ricevono entrambi un più 1. Sono carte da fare? Ecco, questo è un grande problema. Io, se dovessi puntare a una carta da fare, direi Zinchenko, anche perché andrei a sostituire il mio Robertson, anche perché vediamo le stats più nel dettaglio, sono comunque interessanti. Peccato quel 70 di forza, quanto è alto, è un po' bassino, 175 cm, però mi sembra molto veloce. Poi ha tutti i valori generici sopra il 70 nella carta, poi nel dettaglio, vabbè, ovviamente ci sono i valori su 63-65, però in linea di massima questa carta, se dovesse ricevere un upgrade, potrebbe essere davvero molto molto interessante, perché avrebbe più velocità, più tutto. E diciamo che ci sta bene come terzino, infatti la fase difensiva non è male. Io con questo Zinchenko gli darei tranquillamente un'ancora, perché ovviamente velocità, dribbling, difesa e fisico, scusatemi. Però il fisico appunto è quella qualità che più mi dispiace, perché il fisico è importante. Poi non è altissimo, cioè alto quanto me, onestamente parlando. Però non è un mostro in altezza. E non ha estrema forza, 70, preferito almeno un 80 di forza fisica. Ecco, questa è una cosa che non mi piace particolarmente. Forse con l'upgrade, se dovesse vincere Manchester City, potrebbe ricevere davvero delle stats notevoli. Notevoli. E potrebbe essere davvero veramente fattibile. Come B abbiamo 8 normale, 3-3. Velocità ci siamo, passaggio secondo me è veramente interessante. Vediamo il lungo, 84, ci sto, mi piace quell'84 in lungo. Il dribbling è buona, agilità ed equilibrio. E anche il controllo palla non gli dispiace, 87. Secondo me un giocatore è molto utile sulla fascia. Potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno volendo, o di terzino avanzato nel 5-3-2, visto che va molto. Lo uso anche io, onestamente parlando, sì, lo faccio. E va bene come terzino, sia a destra sia a sinistra, poi si switch a sinistra, vabbè, insomma, consigliato? Ecco, per il prezzo no, costa molto, però per la carta di per sé secondo me ci può stare, perché comunque in Premier League chi abbiamo? Abbiamo Robertson, Totti Moments, abbiamo un Alex Telles, i terzini sinistri in Premier League sono un po' scarsini, scarseggiano quelli validi, a parer mio, perché comunque abbiamo appunto un Robertson Totti che costa 500.000 più o meno. Abbiamo un Zinchenko e Telles, magari una dama che non è SBC, un Arnold che è buono, Halloween sembra buono, un Tierney in form che non è male secondo me, però mancano proprio tante alternative, questo è il problema, quindi lui ci può stare. Vediamo ad Herman è una buona carta, però è troppo sbilanciato, non dal primo impatto, la velocità è troppo sbilanciato. Non è estremamente agile, non ha resistenza elevata, 80, poco, forza fisica, vabbè, lasciamo perdere. Insomma, non è una carta che di per sé mi ispira tantissimo, effettivamente parlando. Quanto è alto? 179 cm, cioè un'ala che ha normale in attacco e alto in difesa. E insomma, non è il massimo, effettivamente parlando, per quel che vuole dimostrare questa carta. Infatti non mi ispira e non penso che il Borussia Mönchengladbach possa strappare una vittoria a Manchester City, onestamente parlando, può strappare al massimo un pareggio, quindi questa carta arriva a 87.
e comunque non diventa una carta fortissima a parer mio. Non mi ispira, onestamente parlando. Devo fare la sua SBC. Io poi sono uno molto restrittivo a fare queste SBC. Di solito le faccio verso fine dell'anno. Fine anno ci stanno. Ci sta a farle. E le facevo. Ne ho fatte tante. Ora no. Anche se comunque i crediti non mi mancano, assolutamente parlando. Quindi, ma la carta di per sé non mi ispira. Se devo fare uno dei due, se devo scegliere a forza uno dei due, scelgo anche Zinchenko. Perché questo veramente non mi dà nulla. Anche se comunque in Premier, in Bundesliga, non ci sono tantissimi esterni validi, veloci, perché comunque è un'altra lega dove ci sono posizioni fortissime, quali l'attaccante, però poi altre un po' meno. Vediamo su Footwin, Bundesliga, c'è un Reina che va bene, stracostoso, c'è un Sancho che è buono, secondo me abbiamo anche magari un Bellarabi che era un SBC, Belli che era un SBC, poi un Jiwi Yang, quello che è, che era un obiettivo, niente. Insomma, lui è tra i più fattibili, i migliori nella Bundes. Però di per sé, se bisogna scegliere Zinchenko o Herman, io onestamente parlando punterei su Zinchenko. E ragazzi, ditemi la vostra lasciando un commento qui sotto. Vediamo.